Ma a parte il fatto che ce l'avete, siete dotate tutti, dotate tutti i microfoni. Quindi sono ammessi alle domande, ai dubbi, alle riflessioni, anche i professori. Se vi viene qualunque cosa viene, prenotarci. Se lo facciamo uscire. Giusto? Se questo non si muove nessuno, facciamo uscire, ma neanche per voi, io oggi pomeriggio tornando da quelli, dici, dici, oggi vuol dire la verità, ho fatto uscire e cose. Sì, no? Mi pare che proprio di due giorni fa l'uccisione di una blogger giornalista di Malta, adesso non ricordo esattamente il nome, che da anni si batte contro la corruzione proprio nella pubblica amministrazione dei governanti di quel paese, e gli hanno messo una bomba vicino alla macchina. Lei ha circa 40 anni, 45 anni, e quindi è saltata insieme a questa macchina, e mi sembra di ricordare i fatti a cui lei è collegata, no? Cioè, qua, come si fa però di fronte a questi fatti a non avere paura? Nel senso che comunque questa donna è stata una donna, come dire, che non ha avuto paura, perché sia attraverso i giornali che attraverso appunto il suo blog è diventata molto famosa e anche molto scomoda. Però questo mi fa riflettere sulla paura, anche di quelle che sono magari delle piccole azioni, ma che comunque richiedono coraggio in una società come la nostra. Lei che cosa ci può suggerire su questo? Primo, andare in compagnia, non andare soli. Provare a non essere proprio soli, soli, soli in questa battaglia, no? Già se siamo due è meglio che essere da soli. Poi se necessario, in certe condizioni purtroppo ci si trova anche da soli. Però invece le battaglie grandi, io questo ragazzi l'ho imparato da un grande maestro, che è stato Pio La Torre, che è stato un uomo che è stato ucciso dalla mafia nel 1982, era il segretario del Partito Comunista siciliano, e venne in Sicilia a fare il segretario, un uomo già di una certa età, venne in Sicilia a fare il segretario perché lui ormai aveva capito tante cose, soprattutto avendo partecipato per molti anni alla commissione antimafia ed avendo fatto la relazione di minoranza insieme al giudice Terranova, aveva capito tante cose e chiese a Berlinguer, perché Berlinguer era il segretario del Partito Comunista in quegli anni, di ritornare in Sicilia come segretario regionale. E per un motivo semplice, devo fare la lotta alla mafia. E la lotta contro l'installazione dei missili a Comiso è urgente, perché altrimenti il mio popolo, io che faccio parte di quel popolo, ancora una volta sarò espropriato e saremo tutti espropriati del diritto a decidere del nostro futuro. Che la mafia ce l'aveva da un lato, i missili ce l'avevano dall'altro lato, che ci restano? E quindi quello viene in Sicilia. Io in quegli anni ero parlamentare regionale del Partito Comunista, entro, lo chiede a me di entrare nella sua segreteria. Credetemi, io ho lavorato con lui quel poco che ho potuto lavorare, perché l'hanno ammazzato subito. Lui è venuto ad ottobre, il 30 aprile era già morto. Per me l'esperienza con Pio La Torre, fra le esperienze che più mi hanno segnato, io dico l'ultimo padre della mia vita, l'ultimo maestro. 10:30, e che cosa ci insegnava lui? Ogni giorno, lavorava più in basso, l'ho segnato. Perché ci avevamo poco tempo, lui capì perché avevamo poco tempo, e ci diceva le cose grandi. Sì. Non si conquistano da solo. Non nessuno, se vuoi conquistare cose grandi, devi mettere in movimento un sacco di persone. Lui aveva questa idea del partito di massa, del movimento di massa. Dice, hanno scelto già di mettere i missili a Comiso, ma ragazzi, ma se vogliamo bloccare un processo di questo, ci riusciamo, Vogliamo bloccare una cosa del genere che già il Parlamento ha approvato? Ci vogliono la maggioranza dei siciliani che dicono non vogliamo i missili a Comiso. Allora, raccogliamo 1 milione di firme
manifestazioni di massa contro i missili e contro. Perché? Non basta fare un'interrogazione al Parlamento, non basta fare un articolo sul giornale, dobbiamo essere in tanti. Allora, quando si combattono battaglie di queste, per valori grandi, bisogna provare a coinvolgere più persone possibili, per due motivi. Uno, per non essere da soli deboli ed esposti alla paura in primo luogo e agli effetti, diciamo, no? E poi per vincerla. E poi per vincerla. Le cose grandi si conquistano in tanti. Io ve lo dico con sincerità. In quegli anni, Viola Torre, come Viola Torre, tutti noi, compresa me, noi la paura l'avevamo. Avevamo la morte davanti agli occhi. Ogni momento, perché loro ce lo ricordavano, ci minacciavano continuamente, erano dei gran maleducati e facchini, telefonavano a casa mia e mi dicevano ai miei figli anche 18 volte in un giorno, quella grandissima, dicevano queste parole, di tua mamma, la ammazziamo, forse prima ammazziamo voi, era uno schifo. Noi provavamo paura, io e i miei figli tutti provavamo paura, ma eravamo dentro, no? Un movimento grande. Mio figlio Antonio era il capo degli studenti che faceva la lotta contro la mafia ed erano tutti quelli del suo istituto che ormai veramente la grande maggioranza di destra, di sinistra, su questa cosa contro la mafia si erano indaboliti. E, cioè, e hanno fatto la loro parte. Allora bisogna essere in tanti, avere delle buone ragioni che se sono buone veramente conquistano tanti, provare a conquistare. Ecco, la democrazia e di tanti, non può essere la democrazia dei pochi, no? Dopodiché, ragazzi, ve lo dico con tutta sincerità, perché poi bisogna avere anche il senso, no? Del limite di ciascuno di noi. Morire moriamo. Si muore prima, si muore dopo. Meglio morire per una cosa buona che non morire per cose utili. Era l'altra cosa che mi sosteneva assai in quegli anni. Una volta, dopo una minaccia terribile, leggiamo la scorta, io ho detto non ne voglio scorta io. Dice, vabbè, perché la mia vita che vale più di quella dei poliziotti, neanche più la torre vuole mai, non ne voglio di questa scorta, vuole mai la scorta. E poi devo far vivere una vita strana ai miei figli, una specie di status sociale, arrivo con la scorta, non ne voglio scorta. Mi sembrava che la scorta, no? Non lo dimenticherò mai, che racconto questo episodio e vi chiedo perdono. Quando mi ucciso quella donna è stato un dolore terribile, noi la sera avevamo finito di lavorare, lui mi disse non partire perché uno di noi, in questi giorni l'ammazzano, sei tu, sei solo io, non lo sappiamo, ma uno di noi l'ammazzano, e domani hanno ammazzato lui, naturalmente. Allora che fu un grande dolore, arrivò Berlinguer a Palermo, distrutto, dicendo non abbiamo aiutato abbastanza, perché Berlinguer era veramente una bella persona. Quando facemmo in piazza questa grande cosa, il prefetto di Viola Torre, di Rosario di Salvo. Poi Berlinguer c'è con grande preoccupazione, polizia, era appena arrivato dalla chiesa che avrebbero ucciso dopo due mesi, naturalmente, perché era scomodo anche lui. E io solamente era nelle istituzioni, no? E la polizia disse no, ma non potete fare il corteo, perché l'onorevole Berlinguer è troppo in pericolo. Allora io che avevo il ruolo sempre di parlare con la polizia, ci ho detto voi non vi dovete preoccupare, perché dietro Berlinguer ci siamo noi, Berlinguer non può succedere, niente, lo difendiamo con il nostro corpo, state sereni, andiamo a fare questo corteo. Che cos'è? Ci difendevamo insieme. Fanno le cose insieme. Si dà la mano e si fanno le cose insieme. Andiamo altre domande. I ragazzi non potete parlare solo quelli grandi, anche a mammazzo un bastonato. Volevo collegarmi alla domanda, perché ovviamente i rischi ci sono in tutte le azioni umane. Quello che potreste fare voi giovani, e per il
quali, come dicevo prima, le istituzioni hanno un ruolo importantissimo per darvi gli strumenti, i rischi sono limitati. Quindi l'attivismo civico che deve scattare in voi, che deve uscire dopo questa giornata, divulgando ai vostri colleghi, non ha rischi. Non ha rischi, soprattutto se siete sostenuti dalle istituzioni. Io vi leggo questo passo del protocollo che ha sottoscritto il Miuri con la Corte di Conti e vi devo dire con molta tristezza che io ho chiesto un appuntamento con l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche per sollecitare, per stimolare l'applicazione di quello che vi leggo, e purtroppo mi è stato negato ad oggi, mentre la Corte di Conti mi ha ricevuto e mi ha sostenuto. Vi leggo questi passi. Tra la Corte dei Conti nazionale e il vostro ministero, che poi è stato sceso in un protocollo che ha sottoscritto a livello locale l'Ufficio Scolastico Regionale, Regione Marche, Corte dei Conti Regionale. Un patto che dice questo: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Procura Generale presso la Corte dei Conti si impegnano, quindi si impegnano due istituzioni fondamentali del nostro Stato italiano, a promuovere un programma pluriennale di attività realizzabili nell'ambito dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione, con particolare riferimento alla educazione alla legalità, e qui arriviamo al punto più importante, e nello specifico della deterrenza, del controllo e del contrasto delle illiceità in tutte le attività amministrative che comportino impiego di risorse patrimoniali e di risorse finanziarie pubbliche attinte tramite il prelievo fiscale, finalizzate a realizzare programmi o opere destinate a soddisfare esigenze e bisogni della collettività nazionale e delle collettività locali o a erogare servizi pubblici. Questo è del 2013 e voi dovete pretendere dai vostri dirigenti scolastici, dall'ufficio scolastico provinciale e regionale, che questo venga messo in atto. Perché se questo fosse realizzato, voi avreste già dovuto avere nei vostri programmi di insegnamento qualcuna di queste attività. Avete vista qualcuna, forse, io ho piacere se ci fosse, mi rispondete sì. E se questo non è avvenuto è grave. Perché allora conferma il mio sospetto che queste norme anticorruzione e trasparenza, noi ce l'abbiamo perché apparteniamo all'Europa. Voi dovete sapere che ci sono stati dei patti internazionali, perché la lotta alla corruzione viene dalle Nazioni Unite, che ha ritenuto la corruzione una piaga mondiale, peggio delle guerre, peggio della fame nel mondo. Lo Stato italiano, aderendo all'Unione Europea, poi ha dovuto emanare questa legge nel 2012. Però questi principi possono anche venire meno. Vi faccio un esempio. Noi associazioni di consumatori e utenti apparteniamo a un organismo presso la Regione Marche che si chiama Comitato Regionale Associazione Consumatori Utenti, che facciamo i vostri interessi, dobbiamo tutelare voi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. E la normativa anteriore al decreto legislativo 97 del 2016 prevedeva l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, quindi dai comuni all'ASO, tutte, di chiedere a noi associazioni ogni anno, quando aggiornavano i piani della trasparenza e dell'integrità, perché voi dovete sapere che ogni pubblica amministrazione deve ogni anno aggiornare il piano di prevenzione della corruzione e il piano della trasparenza dell'integrità. Con questa riforma, che doveva fare un passo avanti in materia di trasparenza, si è fatto un passo indietro. Perché? Perché questo parere che noi dovevamo dare sui piani della trasparenza e dell'integrità, che ci dava gli strumenti per suggerire all'amministrazione di fare quello che deve fare, quello che prevede la norma, è venuto meno. E nessuno se ne è accorto, nessuno l'ha denunciato. Io sono andato a Roma, ho chiesto un appuntamento con il direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, ho scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se voi eliminate il piano della trasparenza e dell'integrità, che diventa parte integrale del piano della prevenzione della corruzione, che cosa vuol dire? Vuol dire che eliminate il parere nostro. Quindi anziché rafforzare i nostri ruoli, il nostro attivismo civico, delle associazioni dei consumatori, che sono le associazioni vostre, dei vostri genitori, vostre, poi li indebolite. Allora questa trasparenza non ci tiene molto. Io faccio un invito al sindaco di questa città, che è collegato direttamente con il governo, lo faccio, anche se non è presente, di rivedere questa norma. Perché noi associazioni di consumatori stiamo, abbiamo un ruolo fondamentale in base a questa riforma. E io magari riparliamo dopo con, perché più una sì, questione, però anche no, riparliamo della sezione più
relativa agli adulti. Sì, però ragazzi, anche loro sono adulti, io se mi consento. Sì, però il linguaggio è noi allora possiamo proporre di fare un vostro piccolo piano di evoluzione. Cioè se doveste essere voi a fare un'esercitazione che si può fare a scuola. Se foste voi a scrivere un piccolo piano, di poche parole, di una mezza paginetta, un vostro piano anticorruzione per la legalità, ecco, in base a ciò che voi vedete con i vostri occhi ogni giorno, in base alle cose che vi danno più fastidio, e che vorreste superare, eliminare, quelle cose che non sopportate, ecco, il piano significa individuare le priorità, no? Le cose da fare. Ecco, se voi doveste fare un piano di azione contro la corruzione, l'illegalità, cosa mettereste al primo, al secondo, al terzo posto? Sulla base del vostro sguardo, non sulla realtà della vostra scuola, sulla realtà del vostro quartiere, del vostro comune. Ecco, questo potrebbe essere, perché altrimenti c'è il rischio che questi piani anticorruzione, che pure la legge prevede, come diceva il dottore, che hanno un grande ruolo, no? Restino appannaggio di chi li fa, li conosce e poi li sa solo lui, per il resto non succede niente. E quindi proviamo questo, pianificare significa questo, individuare i bisogni più impellenti e provare a costruire qualche risposta a quei bisogni. Questo significa piano. Allora, anche un piano anticorruzione. Dobbiamo mettere il nostro Stato, la nostra comunità in sicurezza rispetto al rischio di corruzione. Cosa possiamo fare? Cosa sarebbe meglio fare? Cosa mi piacerebbe fare? Cosa farei io se governassi? Anche questa è una domanda che è. Cosa farei io se governassi? Andiamo avanti, forza. Vediamo se possiamo costruire un puzzle carino, colorato. Lei che direbbe? Per uguaglianza, prima cosa. Beh, me lo dica che mi pare bellissimo questa cosa. Sì, microfoni, che non l'ho sentita nessuno. Cosa metterebbe al primo posto? L'uguaglianza. L'uguaglianza. Sì. Quindi ciò che le dà più fastidio, ne deduciamo, è che nella sua vita costata. Beh, le persone che magari erano, cioè sono allo stesso livello di qualsiasi essere umano, fossero posti a un livello superiore, quando in realtà non dovrebbero esserlo. Cioè, lei dice, io ho costato nella vita che non siamo tutti uguali, che c'è qualcuno che è più uguale degli altri, diciamo noi, no? Che sta, ecco, io potrei aggiungere, constato, dove l'ho messo non lo so, constato che chi è più debole fa fatica ad arrivare laddove quelli che sono più forti arrivano più facilmente. Guardate, mi sembra una cosa molto bella di poter costruire il mio piano anticorruzione, anzi forse io sono d'accordo proprio con lei. Se mi devo fare un piano personale contro la corruzione, per la prevenzione di fenomeni di illegalità e di corruzione, metterei come primo valore questo di un'uguaglianza formale e sostanziale. Ragazzi, vedete, dovete parlare per forza, qua escono cose bellissime, appena aprite la bocca escono cose importanti. Cioè il faro che mi orienta, il bene prezioso da raggiungere e tutelare, è quello garantito dalla Costituzione che dice così, lo Stato interviene, tutti i cittadini sono uguali, e poi prosegue, dice, questa è un'affermazione che da sola non cammina. Lo Stato interviene per rimuovere gli ostacoli che possano all'uguaglianza effettiva tra le persone e delle persone, che possono provenire, comincia a fare un elenco
da ragioni economiche, da ragioni di sesso, di appartenenza di sesso, da ragioni di razza, da ragioni di etnia, di religione, di appartenenza politica, pensate, no? Cos'è stato il nazismo? Quali sono i rischi, no? Che questa paura del diverso, no? Sta instillando. Immigrazione, tutta questa partita. Io non ho capito di che cosa ci stiamo spaventando. Non ci spaventiamo dei pericoli che sono qui, davanti ai nostri occhi. Il pericolo rappresentato, l'invasione dell'Islam, tutti ci invadono. Quindi questo poi giustifica che magari noi facciamo le diseguaglianze, no? Giustifichiamo le diseguaglianze. E tu sei uguale un po' meno degli altri. Questo dell'uguaglianza sostanziale, e non solo formale, tra tutti i cittadini mi sembra un grande valore, proprio forse il bene più prezioso a cui finalizzare il nostro personale piano anticorruzione. Vediamo se c'è qualche altra cosa che ci preme attraverso questo piano di realizzare. Microfono di anche tu. Denunciare chi, diciamo, corrompe. Ma siete preziosi, come dico io, e che ormai ho capito io questo fatto. Denunziare chi corrompe. Qua c'è un'altra partita grossa. Vi dico cosa ho detto ai funzionari e ai dirigenti dell'amministrazione con i quali sto lavorando. Gli ho detto che sono altamente scandalizzata, per quanto mi riguarda, dal fatto che questa parte della normativa anticorruzione non stia funzionando completamente. E ho fatto degli esempi. Faccio a voi gli stessi esempi che ho fatto in quell'aula. Perché io sono un po' irriverente e voi mi dovete perdonare. Allora ho detto a quei funzionari dirigenti della regione che se un signore in mutande la mattina si presenta al comune e va a timbrare il suo cartellino, forse anche quello degli altri mi pare che ha scritto, se poi c'è un altro che non ha le mutande, c'ha il vestito, ma che si porta di dietro 10 cartellini di gente che non va a lavorare, e loro timbrano, quindi fanno un falso in pubblico, la timbratura dal punto di vista del codice penale corrisponde ad un falso in atto pubblico punibile. Se tutto questo accade, sono contenta che lo dica la legge, che il dirigente che fa finta di non sapere, quelli non si recano al lavoro la mattina perché è il dirigente che è il datore di lavoro. Allora, quel dirigente deve essere licenziato obbligatoriamente, non è facoltativo, è obbligatorio. Stop. Lo dice la norma, certo, non potrebbe non dirlo. C'è voluta la riforma Madia per dire che i dirigenti che hanno, che quelli che firmano il cartellino in quel modo intanto vanno sospesi e rapidamente va fatto un procedimento disciplinare ancor prima che si avvii quello penale, se lo fanno un'altra volta vanno licenziati anche loro. Ma il dirigente è sicuro, può fare il dirigente uno che non si occupa, che fa finta di non vedere che i suoi non vanno a lavorare, non può fare il dirigente. Ma mi permettevo di dire ai nostri colleghi con i quali lavoravamo alla regione, è drammatico che questo si svolga, per dirlo come lo può dire una siciliana, nell'omertà dei colleghi. Perché anche gli altri colleghi vedono. Il codice contro la corruzione prevede che quel collega che denuncia o segnala
una illegittimità di qualunque tipo che veda nel proprio ambiente di lavoro è protetto nell'anonimato. Quindi deve farlo e lo può fare perché il dirigente al quale si rivolgerà per segnalare quell'anomalia ha l'obbligo di proteggerne l'anonimato. Quindi, per far diminuire la paura, diciamo così, per tornare a noi. E tuttavia, nonostante questa norma vi sia, probabilmente è la norma più disapplicata del codice sulla trasparenza. Mentre sta funzionando la norma che prevede l'immediatezza delle sanzioni nei confronti dei cosiddetti dipendenti e funzionari infedeli a partire dagli assenteisti, perché questa norma sta funzionando, non sta funzionando la norma che tende a rendere attivi, oltre che i cittadini esterni all'amministrazione, anche quei cittadini che in quanto lavorano dentro l'amministrazione si accorgono delle cose che non funzionano. Ora, vedete, io mi sono interrogata sulle ragioni di questa mancata attivazione, no? Dobbiamo essere tra noi sinceri. Noi viviamo in una cultura, diciamo, purtroppo, che è molto pervasa di individualismo, no? In cui diciamo, io penso alle mie cose, gli altri pensano alle proprie cose. Quando poi si vive in una comunità, che può essere una scuola, che può essere un'amministrazione, o un'università, scatta un meccanismo. Tra i dipendenti, non parlo perché domani potrebbe succedere a me. Allora, questa è la verità, no? Ed è una verità rispetto alla quale io, che la denuncio, diciamo così, non mi devo sentire strana. Devo sapere che dentro questa cultura ci siamo tutti. Quindi il nostro punto non è di fare i moralizzatori, è di provare a fare dei passi avanti, perché così non funziona. Innanzitutto perché coltivo un'illusione, che se io mi faccio i fatti miei non mi accade nulla di male, perché un'illusione è una bugia. Mi potrei dire da vecchio avvocato che ho la certezza matematica che se vi fate solo i vostri affari, gli affari vostri, se ognuno si fa solo i propri affari, è sicuro che vi capita qualcosa di male, è certo. Se c'è una speranza che ce ne accada un po' meno di male, è che, no? Ognuno si faccia anche gli affari di tutti. Non si faccia solo i propri affari. Si occupi anche di quello che appartiene a tutti. Questa è la prima misura di salvaguardia di sé. Non è vero che si guadagna pensando solo a sé e non interessandosi di ciò che avviene accanto. Quello sguardo negato, quegli occhi chiusi, quella testa girata, ci ritornano in faccia con una violenza che solo purtroppo la vita e l'esperienza mi dirà. Prevenitela. Occupatevi certamente della vostra vita, dei vostri fatti e insieme dei fatti degli altri, dei fatti di tutti. Altrimenti chi se ne occupa? Non ci sarà nessuno che se ne occupa. Quindi il valore di quello che lui ha detto, io nel mio piano personale della corruzione porrei delle azioni tese a incentivare che chi vede una cosa che non funziona nella scuola, nell'amministrazione, dovunque sia, nel proprio quartiere,
abbia il coraggio di parlare. Certo, anche io voglio dirvi l'intelligenza. Devi scegliere bene con chi parlare. Se è necessario ti consigli con qualcuno. Puoi andare insieme ad altri, ma non voltare la testa. Guardate, in questo c'è un ulteriore valore delle norme che stiamo esaminando. Noi quando pensiamo a questa legge parliamo quasi sempre di norme contro la corruzione. In realtà questa definizione un po' semplicistica che noi diamo non corrisponde al titolo che invece il legislatore ha dato alla legge. Il legislatore parla di prevenzione e di repressione di fenomeni di tipo corruttivo. È una cosa molto più ampia. La corruzione, anche dal punto di vista penale, no? È una fattispecie molto concreta, molto specifica, che corrisponde al fatto che io ti faccio un regalo in cambio di un favore. Quindi c'è uno scambio di favori. Probabilmente io ti pago perché tu mi anticipi il giorno in cui posso fare la TAC. Io ti pago perché tu mi anticipi il giorno di una visita medica per me molto importante. Quello è uno scambio che integra la fattispecie di reato corruttivo. Poi vediamo le esimenti, lo stato di necessità, ma quello, la legge non si occupa solo di questo, perché sarebbe davvero poca e misera cosa. Quando c'è la corruzione, di norma dovrebbe intervenire. Non mi vergognate che siete venuti, fatemi vedere che siete meravigliosi. Vi faccio vedere io qua che ho la carta geografica, sta la faccia, non me la leggo. Siete la meraviglia. Oh, sarebbe stato miserabile. È troppo poco se questa normativa così importante avesse riguardato solo la corruzione. Parla di fenomeni di tipo corruttivo, cioè un'area grigia. Quell'area grigia che non è fatta a volte di comportamenti così già delineati, no? Lo scambio, ti pago perché tu mi faccia quel favore, ma no, che è fatto di tante cose, a volte non ti pago neanche. Cosa devi fare? Una gara d'appalto? Oh, ma che difficile costruire il bando. Io che sono interessato ad aggiudicarmelo, parlo con un funzionario e gli dico: ascoltami, ma io il bando lo scrivo io. Si fa le regole, lui conosce le regole che altri che parteciperanno al bando non conosceranno. Quelle regole magari contengono una piccola fotografia del signore che così gentilmente si è offerto di predisporre il bando. I comportamenti e i fenomeni di tipo corruttivo, quindi, nei confronti dei quali la legge ci chiede di attivarci, chiede all'amministrazione di diventare trasparente, no? Per evitarli, sono una cosa, sono questa zona grigia. Allora noi non ci muoviamo nel penale, per capirci. Lasciate che mi metto la toga io, c'ho la toga, me la sono fatta. Perché quella che vendevano era troppo lunga per me, me la sono dovuta fatta fare, e sempre per risultato lungo, però ce l'ho tolta, promessa tante volte. Difendo sempre le vittime della mafia in tutti i processi, non difenderò mai un mafioso, né che seguire l'Arcangelo Gabriele vestito d'azzurro. Quindi queste cose fatele fare a me. Noi come cittadini, e ci rientro anch'io senza toga, invece ci occupiamo di non alimentare la zona grigia, dentro cui si incontrano mafiosi e corruttori, politici e affaristi, funzionari e corruttori. Zona grigia, che è anche una zona fatta di silenzi, del non so, del non vedo, no? Ma cosa potrei fare? Ora è legittimo che uno si domanda di fronte a una cosa di questa, cosa dovrei fare?
è legittimo, domanda legittima. Ma c'è sempre qualcuno a cui poterla fare questa domanda. La mia proposta è trovatevi uno a cui poter fare questa domanda. Senti, sta succedendo questa cosa, che possiamo fare? È già un'azione che ha un valore stupendo questo. Non è ancora che sono andata a denunziare. Ma che cosa posso fare? Può darsi che non serve in quel caso la denunzia. Può darsi che sia più utile invece fare un'azione di accerchiamento. È possibile che si devono isolare sempre i buoni e ogni tanto isoliamo i cattivi, ragazzi. Ora, non è difficile. Io dico che i cattivi non si devono ammazzare perché sono contro la violenza. Ma se si suicidano? Io non posso bere, ma lo dico tra virgolette, naturalmente il suicidio mi sembra una cosa terribilissima, cioè, però si fanno male da soli, no? Se noi siamo intelligenti, quelli si fanno male da soli. Non c'è neanche necessità che gli facciamo male, no? Perché, come diceva mio padre, in genere i casi sono anche stupidi. Perché se fossero intelligenti capirebbero che non gli conviene rubare. Questo è stato un insegnamento mondiale di mio padre. Io non l'ho dimenticato. Cioè, figlia mia, tu ricordati questo. Conosci un ladro? Stai conoscendo uno stupido. Devi essere sicuro che quello è stupido. Allora io lo guardavo, siccome da noi impera invece la cultura che se uno è ladro è furbo, è più intelligente degli altri. E invece quello, vedi, m'ha fatto bene l'antivirus. Il vaccino, l'antivirus. Cioè, no, quello è cretino. Allora tu ti devi comportare come ci si comporta davanti ai cretini, che sono le persone più pericolose del mondo. Perché il cretino proprio non capisce. Però ragazzi, sono pericolosi, ma uno che non capisce è anche debole, o no? E se io capisco, sono più forte di lui. Ed è facile che lo faccio cadere nel tranello. Si fa male da solo. Questa è la mia esperienza. Si fa male da solo, a volte è utile denunziare, a volte è utile isolare, a volte è utile... Bisogna essere intelligenti, qua non è che siamo Savonarola, il giustiziere della notte. Però gente che si fa funzionare il cervello, il cervello paralizzato, dice, che faccio? Ma io non saprei cosa fare, perché non sapresti cosa fare? Che sei cretino? No, sempre lo trovo qualche cosa da fare. A volte noi proprio abbiamo poca fiducia in noi stessi. E lo dico questa cosa. Io guardate, con i miei nipoti faccio questa battaglia. Non è consentito avere poca fiducia. Non è consentito neanche sentirsi brutti. Io mi sentivo una brutta, brutti, bella, non sono stata mai. Ma quando vengono la stessa mi sentivo un mostro. Ora io so quanto sono stata scimunita, perché non era importante poi alla fine questa cosa. Poi ero abbastanza amata, anche corteggiata, tutto che non ero bella. Perciò che cos'è che io mi sono preoccupata tutta l'adolescenza di essere brutta? Ma non dite voi, allora con i miei nipoti sto facendo questo. È vietato sentirsi brutti e sentirsi scimuniti. Si può fare questa battaglia? Dato che io sono donna guerriera, sempre mi devo trovare qualche cosa con cui combattere. Però con i miei nipoti, questo. E per questo l'ho detto quando passava la telecamera, fatemi vedere. Veramente, è bellissimo. Perché è la verità. E siete capaci, siete forti, siete intelligenti. Certo, più di quello stupido che decide di fare il bullo, o che decide di corrompere, o che decide, no? Perché è un cretino. Sono stati in Svezia, così la facciamo, che a me piace molto viaggiare. Sono stati in Svezia. E una volta a Stoccolma, uno proprio così, ma io dice, ma voi italiani, che non pagate le tasse, siete cretini. Io sono rimasta così, vi devo dire la verità, mi sento tanto intelligente, ma sono rimasta che non mi sento per fortuna. Però sono rimasta, dico scusi, e dice, noi le tasse le paghiamo, perché vogliamo i servizi, e se non ce li danno, voi invece si vede che non li volete i servizi pubblici, e non pagate le tasse. Perché siete cretini?